Processo per la strage di Viareggio, tutto slittato di 24 ore. Al pomeriggio di domani le richieste di condanna per i 33 imputati da parte dei pubblici ministeri. Cattedre vacanti, precari in fila, scene già viste negli uffici del provveditorato di Lucca con decine e decine di insegnanti che reclamano un posto. La dirigente Buon Riposi respinge le critiche. Il premio Satira tra mostri sacri e giovani rampanti a Forte dei Marmi in scena la 44esima edizione della manifestazione internazionale. Lo sport, il calcio, Real Forte Viareggio, 3 gol e 3 punti, esordio alla grande per Guido Pagliuca sulla panchina del Real, prova di carattere per i bianconeri di Masi, capaci di ribaltare una partita che sembrava persa. Grandi risultati e sicurezza stradale, ecco le due parole d'ordine del Joer Marine Project Team, la squadra dilettantistica di ciclismo che ha deciso di realizzare uno spot sociale insieme alla fondazione dedicata a Elisa Pezzini. Buonasera, bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi. Dunque, doveva essere la giornata importante attesa da 3 anni, la giornata delle richieste di condanna da parte dei pubblici ministeri nei confronti dei 33 imputati e delle società coinvolte a vario titolo nel disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. Queste richieste di condanna invece sono slittate a domani perché è stata un'altra lunga giornata con la requisitoria dei due pubblici ministeri. Vediamo il servizio. Tutto rinviato di 24 ore. Sono slittate a martedì pomeriggio le richieste di condanna da parte dei pubblici ministeri al processo per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009 che causò la morte di 32 persone. Nell'aula del Tribunale di Lucca, nel corso di tutta la giornata di lunedì, i PM Giuseppe Amodeo e Salvatore Giannino hanno continuato a tracciare quelle che sono, secondo loro, le colpe delle società a processo, che insieme ai 33 imputati devono rispondere, tra l'altro, a vario titolo, di disastro ferroviario colposo, incendio colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. L'attesa dei familiari delle vittime e dei superstiti cresce. Queste le parole di Marco Piagentini, presidente dell'associazione Il Mondo Che Vorrei. Diciamo che da quello che abbiamo ascoltato in aula ci sono più che speranze e certezze, nel senso che è emerso un sistema di controlli e di sicurezza delle ferrovie italiane disastroso. Veramente persone che dovevano controllare, persone che dovevano scrivere fogli, le hanno scritti in maniera goffa, hanno inventato cose che non esistevano, hanno addirittura nascosto parte dei disastri che sono successi e quegli assili che si è spezzata a Viareggio, c'erano tanti altri che le hanno nascosti, non hanno nemmeno censiti per poi fare una statistica sugli incidenti, quindi c'è un falso su un falso, quindi penso che la logica conseguenza la vedremo nella richiesta dei PM. E ovviamente domani saremo qui a raccontarvi proprio i dettagli delle richieste di condanna. La cronaca, ancora un'aggressione all'esterno di un locale da ballo della Media Valle Garfagnana. Stavolta è toccato ad un giovane di 18 anni che nelle prime ore della mattina di domenica stava tornando a casa a piedi dopo essere stato in una discoteca di Piano di Coreglia. Due giovani lo hanno strattonato, fatto cadere a terra e poi gli hanno rubato un iPhone e oltre a 15 euro che teneva nel portafogli. Uno dei giovani rapinatori, un 19enne, è stato arrestato dai carabinieri. E adesso parliamo della situazione vissuta anche quest'anno da decine di precari della scuola che proprio in queste ore, in questi giorni, stanno affollando l'ufficio del provveditorato in attesa di una chiamata. Decine e decine di insegnanti precari affollano gli uffici del provveditorato in attesa di conoscere il loro destino. Una scena già vista più di una volta nella sede di Piazza Guidiccioni, la fotografia della difficile partenza di questo anno scolastico. Le cattedre vacanti si assegnano o attingendo dalla GAE, la graduatoria ad esaurimento, o dal cosiddetto concorsone, o sulla scorta dei ricorsi presentati dai sindacati per varie motivazioni. E in questi giorni si viaggia davvero sul limite del caos perché le decisioni devono essere prese su più livelli e alla fine gli insegnanti finiscono per non capire più perché una cattedra viene assegnata ad uno anziché ad un altro.
purtroppo ci sono delle sovrapposizioni tra i diritti tra diverse categorie di insegnanti. Quello che lamentiamo è una mancata comunicazione, non ci vengono spiegati i criteri. Le proteste più forti arrivano dai vincitori del concorso, che a Lucca ritengono di essere scavalcati ingiustamente nelle assegnazioni da chi ha presentato ricorso o da chi si trova in graduatoria. La situazione è molto semplice, qui si doveva convocare prima dalla graduatoria di merito per i vincitori del concorso e successivamente da GAE. Questa cosa non sta succedendo, ci sono già immessi in ruolo dalle GAE di lettere e i vincitori di concorso della classe di concorso di lettere stanno aspettando. Lucca è un po' un caso isolato perché sta procedendo a delle nomine senza aver chiara la situazione, mentre per esempio in altre province tipo Pistoia hanno bloccato le assunzioni in attesa di aggiornamento graduatorio, aggiornamento di assegnazione ambiti che deve essere fatta dall'ufficio scolastico regionale. Anche secondo i sindacati il provveditorato avrebbe dovuto attendere prima di fare le assegnazioni, perché alla fine tutto questo rischia di innescare una guerra a colpi di carte bollate tra precari che si contendono un posto. Ricordiamoci che questi ruoli che vengono dati in molti casi, salvo quelli da concorso ordinario, sono ruoli con riserva, con condizione. Quindi un atteggiamento più cauto era veramente a tutela dei precari. La dirigente dell'ufficio scolastico, Donatella Buonriposi, ospite di Buongiorno con noi, ha respinto le critiche spiegando in un panorama così complesso di essersi attenuta per tutte le decisioni alle indicazioni fornite dall'ufficio regionale. Queste immissioni in ruolo sono di portata epocale, ha detto, e non potevano non creare qualche problema. E alla fine c'è anche il paradosso che riguarda le insegnanti di sostegno. Qui i posti a disposizione ci sono, mancano le insegnanti, ce ne sono poche specializzate e i presidi le trovano con difficoltà. Mercoledì 21 settembre su Noi TV alle ore 21 torna la trasmissione diretta Sindaco. Ospite di questa prima puntata stagionale sarà il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini. Come sempre potrete anche voi inviare le vostre domande via sms WhatsApp al numero 360 10 38 330. Parliamo della giornata vissuta oggi dai ragazzi disabili al Luna Park di Lucca, ormai è diventata una tradizione. Luna Park di nuovo nel segno della solidarietà. Dopo il successo della Notte Rosa, iniziativa contro la violenza di genere, è andata in scena l'ormai tradizionale giornata dedicata ai disabili, con l'accesso gratuito alle attrazioni, ma anche con momenti di animazione nella stessa area spettacoli del Luna Park di Lucca. Ancora una volta è stata Emanuela Gennai a condurre il momento d'incontro, che ha visto la presenza e i saluti delle autorità lucchesi, di alcuni animatori e artisti. E i ragazzi speciali sono stati davvero grandi protagonisti del pomeriggio di festa, cantando e ballando i brani più noti ed esibendosi in applauditissime passerelle. Poi tutti sulle attrazioni per alcune ore liete, anche e soprattutto attraverso la partecipazione di associazioni e di gruppi che in Lucchesia si occupano degli stessi bambini, ragazzi e giovani disabili. E adesso vi mostriamo una foto che davvero oggi è sulla bocca di tutti i lucchesi, la foto della strana nuvola che è apparsa nel pomeriggio sulla piana di Lucca. Questo scorcio, questo scatto è di un nostro telespettatore, Michele Lazzarini, che ringraziamo per avercelo inviato. Foto scattata dalle mura di Lucca, sullo sfondo vedete il santuario anche di Santa Gemma e il campanile della Chiesa dell'Arancio, e sullo sfondo questa nuvola posizionata in particolare nella zona di Capannori, nuvola molto particolare che sicuramente sta facendo discutere gli appassionati. E adesso parliamo del premio Satira, 44esima edizione, davvero eccezionale quest'anno. Da Giovanni Vernia a Martina Dell'Ombra, passando per Saverio Raimondo e Nino Frassica, è stata un'edizione con tantissimi nomi e volti noti, quella 2016 del premio Satira di Forte dei Marmi, giunto quest'anno alla 44esima edizione.
Sono stati ben 11 i premiati che, come da tradizione, sono stati annunciati in anteprima, a poche ore dalla cerimonia, nel corso della conferenza stampa guidata dalla madrina Serena Dandini e dai componenti della giuria. Sono molti giovani e molto interessanti sia nel web che nel documentario, poi Giovanni Verni l'abbiamo premiato per la radio, ma in realtà voglio dire è tutto tondo, Saverio Raimondo è un altro brevissimo talento, insomma è interessante andare a comunque premiare e quindi incentivare, perché poi il premio in fondo serve per incentivare ancora di più la direzione di un lavoro che forse non è così riconosciuto dalle reti generaliste, come si suol dire, insomma. Nel pomeriggio la cerimonia, con i riconoscimenti andati a Giovanni Vernia per la radio, i pisanissimi Gatti Mezzi, a cui è stato riservato il premio Città della Satira, a Martina Dell'Ombra per il web, a Vanna Vinci per il disegno, a Mattia Torre per la sceneggiatura, a Saverio Raimondo per la TV. E poi ancora il premio Pino Zac per lo studio specialistico assegnato a Gabriele Neri. Per il cinema Showbiz di Luca Ferrari, il premio speciale Pino Zac al libro Sull'orlo del precipizio di Antonio Manzini. Il premio alla carriera invece è stato assegnato a Nino Frassica, che non essendo potuto intervenire è stato intercettato a Roma, dove si trova per registrare il suo nuovo film Natale a Londra. Infine il premio internazionale assegnato al disegnatore Damian Glaise, che da 25 anni guida il Journal de Jeudi in Burkina Faso. Torna anche quest'anno a Lucca Musica Ragazzi, il ciclo di concerti e appuntamenti dedicati ai bambini e ai ragazzi delle scuole. Raggiunge il traguardo delle 11 edizioni Musica Ragazzi, il ciclo di concerti e appuntamenti che l'Associazione Musicale Lucchese dedica ai bambini e ai ragazzi delle scuole, da quella dell'infanzia alle superiori. L'iniziativa è stata presentata presso la sede della Fondazione Puccini. L'obiettivo rimane quello di avvicinare i giovani all'ascolto e alla comprensione di vari generi musicali, dalla classica all'opera, passando per il jazz e la musica popolare, ma anche entrando direttamente in contatto con i musicisti. E per raggiungerlo, ancora una volta, Carla Nolledi, che ha ideato e da sempre cura il progetto, e l'Associazione Musicale Lucchese hanno dato vita a un programma ricco e variegato che coinvolge direttamente le scuole. La rassegna quest'anno è dedicata al maestro Antonio Possenti, grande artista che ha sempre rivolto una particolare attenzione ai giovani e alla loro formazione umana e culturale. Si parte a ottobre con un progetto di pratica ed ascolto della musica che vedrà coinvolti gli alunni della scuola primaria Sardi di Sant'Alessio e della scuola secondaria Carducci. Da gennaio a maggio si susseguiranno 10 appuntamenti che spazieranno dalla musica di Fabrizio De André al connubio tra musica e fiabe con il ritorno di Cristiana Traversa. A Giacomo Puccini sono invece dedicati la messa in scena della Rondine in una versione appositamente realizzata per le scuole e 2 appuntamenti, uno a carattere divulgativo e uno per le superiori sulle opere del maestro. Non mancheranno gli incontri con gli interpreti, tra gli altri il pianista Filippo Gorini, vincitore del concorso Beethoven di Bonn, e la violoncellista Monica Lescovar. A Castelnuovo Garfagnana, protagonisti del weekend, i frutti, frutti antichi ma anche moderni del territorio. Grande successo per la mostra dei frutti antichi della Garfagnana, che si è tenuta a Castelnuovo sotto il loggiato Porta. Esposizione che ha raccontato le tradizioni molto lontane dai giorni nostri. Nel passato erano migliaia le tonnellate di mele che venivano caricate sul treno per raggiungere le città. Oggi molte di quelle varietà sono state salvate grazie ai progetti mirati dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, ex Unità Montana. In esposizione oltre 300 frutti, un centinaio provenienti dal centro regionale La Piana di Camporgiano. Qui abbiamo una bella raccolta e esprime bene anche quella che è la cultura del nostro territorio, perché i frutti raccontano la storia di un territorio e abbiamo voluto portare anche appunto il frutto del nostro lavoro che svolgiamo su al centro La Piana di raccolta e conservazione sia di frutti che di vitigni, di cui qui c'è un bel esemplare. La manifestazione, organizzata da Comune e Unione dei Comuni, ha visto la collaborazione anche degli autieri, che nel corso dei 2 giorni hanno rievocato la realizzazione del succo di mele, proprio come veniva fatto una volta.
Il ricavato delle offerte dell'iniziativa ha permesso di incassare quasi 1000 euro a favore dei terremotati. La parte più numerosa dei frutti in esposizione è il risultato della conoscenza e della ricerca di Ivo Poli, che da oltre 30 anni ha selezionato e salvato alcune specie fruttifere che forse oggi sarebbero scomparse. E chiudiamo con due iniziative che sono state organizzate in Valle del Serchio in favore delle popolazioni terremotate durante lo scorso weekend a Piazza del Serchio, coordinati dall'amministrazione comunale. Tutte le associazioni del paese hanno collaborato per una cena di solidarietà, grazie alla quale sono stati raccolti 5.000 euro interamente consegnati al gruppo Alpini di Piazza del Serchio, che interverranno direttamente. A Gallicano lo staff che organizza la festa dell'unità ha elaborato una cena presso gli impianti sportivi, hanno partecipato circa 270 paganti, anche in questo caso il ricavato è stato versato a favore dei terremotati. È tutto per la prima parte del TG Noi, una breve pausa e poi la pagina sportiva.